Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi andremo a vedere il cubo. Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato le caratteristiche generali del parallelepipedo rettangolo, quindi ne abbiamo visto la definizione, ne abbiamo visto le caratteristiche, quindi individuate le dimensioni e poi abbiamo visto le formule per calcolarne a partire dalle dimensioni l'area delle superfici di base, laterale, totale, infine come calcolarne anche il volume. Abbiamo poi visto alcuni esempi di applicazione delle formule inverse. Ecco, oggi seguiremo un percorso simile nel caso del cubo. Quindi, scopo della lezione di oggi, cioè obiettivo della lezione di oggi, sarà per voi essere in grado di applicare la formula diretta dell'area totale del cubo, calcolare il volume di un cubo dato il suo spigolo e poi, in genere questa è la parte che diciamo esploriamo più in dettaglio in classe, risolvere problemi complessi legati al cubo. E cominciamo con la definizione. Noi diremo che il cubo è un poliedro, quindi nuovo, solido delimitato, solido scrivete da poligoni, delimitato da 6 quadrati congruenti. Quindi 6 quadrati che hanno esattamente le stesse dimensioni, a due paralleli. Come vedete qui ci sono delle forti somiglianze con la definizione del parallelepipedo rettangolo. Ora, dal momento che il nostro cubo è fatto da quadrati tutti uguali tra di loro, per definirlo completamente ci basterà un unico numero, ovvero lo spigolo. Quindi è individuato uno degli spigoli del cubo che indicheremo giusto per fare confusione, lettera L come lato, ma questo è semplicemente per mantenere una certa congruenza con il simbolo che abbiamo usato per il lato del quadrato, appunto. Un rapido esame della nostra figura ci fa capire come un cubo abbia 6 facce, questo da definizione, abbia 12 spigoli e 8 vertici. E se vi ricordate il nostro primo video di questa unità, questi sono esattamente gli stessi numeri del parallelepipedo, ma questo non deve essere una sorpresa perché è chiaro che il cubo non è altro che un caso particolare di parallelepipedo rettangolo, così come il quadrato è un caso particolare del rettangolo. Quindi il cubo potrebbe essere ridefinito come quel parallelepipedo rettangolo delimitato solo da quadrati. E vediamo quindi allo sviluppo piano, che chiaramente è costituito da 6 facce identiche, 6 quadrati, e ci sono vari modi di rappresentare lo sviluppo piano di un cubo. Il più comune è quello in cui le 4 facce laterali sono rappresentate come un'unica fascia e contornate ai lati dai due facce. Ci possono essere messe così per fare una forma a croce oppure in alto per fare una forma a T, più raramente per fare una forma tipo AS, quindi una faccia qui, una faccia qui. Comunque, questo è uno dei modi in cui possiamo rappresentare lo sviluppo piano. Questa figura evidenziata in rosso è la base. Ciascuna di questi quadrati, chiaramente congruenti anche a quella della base, rappresenta le facce laterali. Chiaramente quindi le formule delle aree di un cubo sono delle versioni semplificate delle formule che abbiamo visto per il parallelepipedo rettangolo. L'area della base non è altro che l'area di un quadrato, quindi si otterrà facendo lato per lato, spigolo per spigolo, ovvero lato alla seconda. L'area laterale sarà data da 4 volte l'area di ciascuno di questi quadratini, ma anch'essi a loro volta saranno pari L quadro, quindi l'area laterale è 4L quadro e infine l'area totale non è altro che 6 volte L alla seconda, L al quadrato. E vediamo subito un'applicazione della formula diretta. Qui abbiamo lo spigolo di un cubo, misura 5 cm. Calcola l'area totale, voi sapete cosa significa l'area della superficie totale del cubo. La procedura è la solita, noi andiamo a disegnare la nostra figura, indichiamo l'unica dimensione che ci interessa, ovvero lo spigolo L, scrivo i dati, l'unico dato che mi dà il problema è la lunghezza dello spigolo, quindi scrivo L uguale a 5 centimetri. Cosa mi chiede l'esercizio? La domanda è l'area totale, quindi area totale uguale a punto di domanda.
Lo svolgimento sarà un unico passaggio, ovvero l'applicazione della formula diretta che abbiamo visto poco fa, ovvero area totale uguale a 6 per lo spigolo a seconda, ovvero 5 alla seconda. 5 alla seconda fa 25, per 6 fa 150. Ovviamente la nostra risposta non può essere completa senza la corretta unità di misura, in questo caso centimetri alla seconda. Per trovare la formula del volume del cubo, torniamo indietro a quello che abbiamo visto nello scorso video, ovvero il volume del parallelepipedo. Nel caso del parallelepipedo, il volume si trovava moltiplicando tra di loro le tre dimensioni, no? Lunghezza, larghezza, altezza, A, B e C. Come sappiamo, il cubo è un caso particolare parallelepipedo, è un caso particolare in cui le tre dimensioni A, B e C sono uguali fra di loro, sono tutte pari a L. Quindi al posto di scrivere A, B e C, scriverò che il volume del cubo sarà dato da L per L per L, che no altro non è che L alla terza, o proprio per questo motivo L al cubo, no? Quindi elevare al cubo significa proprio trovare il volume di un cubo che ha come spigolo quel numero. Per chiudere il video, vediamo un esercizio un pochino più complesso in cui ci sarà anche da utilizzare delle formule inverse. Infatti, questo esercizio mi dice che l'area della superficie totale di un cubo misura 726 mm quadrati. Sempre attenti al tipo di unità di misura che vi dà l'esercizio. Calcola la misura del volume. Quindi c'è la figura. Scrivo i dati, in questo caso l'area totale, quindi uguale a 726 mm quadrati. La domanda, cioè quello che mi chiede l'esercizio, ovvero volume uguale punto di domanda. Chiaramente per trovare il volume devo conoscere lo spigolo. Lo spigolo non fa parte dei dati, lo devo ricavare dai dati. Quindi il primo passaggio sarà trovare l'area di una faccia. Quindi io qui ho scritto area di base, ma è come dire l'area di una qualsiasi faccia del nostro quadrato, quindi del nostro cubo. Prendo l'area totale, la divido per 6, 726 diviso 6 è uguale a 121 mm quadrati. A questo punto, tenendo a mente che le facce sono appunto dei quadrati, la formula inversa dell'area del quadrato è radice quadrata dell'area, quindi lo spigolo è uguale a radice quadrata di 121 che abbiamo ricavato nel passaggio precedente. Radice quadrata di 121 è 11 mm, a questo punto sono unità di misura di lunghezza. Nell'ultimo passaggio, a questo punto, sì, applichiamo la formula diretta del volume, ovvero volume uguale alla terza, che fa, e potete controllare, 1331 mm cubici. È interessante vedere come queste potenze dell'11, potete vedere anche le potenze successive, sono sempre dei numeri palindromi, cioè dei numeri che non cambiano se li leggete da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. E con oggi è tutto, arrivederci al prossimo video da Mr. Boscherini.